Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Dr. Tech e oggi sono qui per parlarvi dell'evoluzione della mia postazione dal 2015 fino ad oggi 2022. Apriamo la prima foto. Inizio col dire che la mia postazione non è nata per giocare. Infatti il piccolo me del 2015 non pensava a giocare tanto col computer, anche perché era impegnato con la scuola. Diciamo che non avevo un computer così tanto prestazionale. Era infatti il computer di mio padre. Trovate infatti nella scheda qui in alto il video di riferimento al PC dei ricordi. È un video che ho fatto qualche tempo fa. E quello è stato il mio primo computer. Qua, come potete vedere, c'era questo schifosissimo schermo LG. Tra l'altro era a tubo catodico, quindi era quello là, non era quello schermo piatto, ma era quello leggermente più grande. Alcune cose sono rimaste, tipo il quadro, che non lo vedete mai qui alla mia destra. Sono andato a fare un upgrade di questa postazione e ho comprato sempre dal mercatino dell'usato. Premetto che tutto quello che ho sempre acquistato l'ho fatto sempre con le mie forze, con i miei soldi, senza chiedere mai niente a nessuno. Qui infatti avevo appena comprato il monitor dal mercatino dell'usato. Tra l'altro, non so se guardate attentamente, ma era addirittura Windows XP, cioè proprio non mi interessava proprio il mondo dell'informatica eccetera, anche perché comunque il computer con cui giocavo, con quei pochi giochi che giocavo prevalentemente con GTA San Andreas, non aveva bisogno di tante prestazioni, perciò non mi interessava avere un sistema operativo molto più prestazionale rispetto a Windows XP. E questa tra l'altro è una delle poche foto della mia vita proprio dove studio. Infatti avevo il programma aperto qui di italiano e stavo appunto studiando, stavo appunto studiando l'italiano per l'interrogazione che ci sarebbe stata da lì a breve. È venuta l'estate, andiamo alla terza fotografia. Arrivata l'estate sono andato a lavorare in un Grest dove per i due mesi che ho fatto ho preso la media, la bellezza di 400-500 euro, e con questi soldi ho comprato questa build, un Asus B85M. Il case l'ho recuperato da un vecchio computer che avevo. Il processore era un G3450, quindi un dual core con addirittura il socket 1150, LGA 1150, 8 GB di RAM della Corsair in DDR3, la scheda video la GeForce GT 610, che me la sono portata fino a due anni fa, che mi ha permesso appunto di giocare da 2 GB, che mi ha permesso appunto di giocare a molti titoli, partendo appunto da GTA 4 in poi fino a GTA 5, perché poi questa qui è stata anche la build che mi ha permesso di acquistare e giocare a GTA 5, quindi una build proprio scadente. Giocavo a GTA 5 in qualità medio, no, che meglio, in qualità bassa, molto bassa. Però diciamo che questo computer mi ha dato molte soddisfazioni, questa build, e me la sono portata per 5 anni. Dopodiché ho iniziato a comprare le prime periferiche. Qui addirittura era il periodo in cui abitavo da mia nonna. Ho sistemato questa scrivania dove ho cominciato a comprare le casse. Ho cambiato il monitor. Tra l'altro il monitor sembra in 4/3, così a caso. E qui appunto c'è il kit della Trust con la non mi ricordo neanche il nome della tastiera, ma praticamente mi ricordo che aveva solamente 3 colori. E il mouse, che me lo sono portato fino a un annetto fa, perché era fantastico quel mouse, era pesato e tutto. Passiamo invece a quello che avete conosciuto voi, ovvero la mia prima postazione di YouTube, ovvero è quella che appunto si vede nei primi video del canale. Questa qua siamo intorno ai 2016-2017. Vediamo sempre la postazione, sempre su una scrivania molto piccola, sempre il monitor in 4/3, però c'era già un pochettino di impronta più da gaming. Infatti possiamo vedere appunto tutti i giochi qua sulla destra, ma anche tutti i poster e anche lo sterzo e la pedaliera con cui ho iniziato a giocare. Adesso ho il G920, quest'altra cosa. Comunque l'evoluzione c'è stata. E come, questo era il mio microfono che utilizzavo per registrare alcuni video del canale, magari fatti al computer, così come sto registrando questo qui adesso. E poi qui sulla destra tutta questa esposizione di giochi per PlayStation 2 e PC che avevo. Qui ancora la scatola della console, perché ho un problema con le scatole, non riesco a buttare le scatole dei prodotti che acquisto. Cioè anche adesso tutte le cose che ho comprato ho le scatole conservate, perché mi piace tanto conservarle, non so per quale motivo, mi piace conservare le scatole e basta. Questa appunto è un'altra inquadratura dello studio del 2017. Mi ricordo che qui avevo fatto una modifica alla libreria, infatti non si vede tanto, ma sopra ogni ripiano avevo inserito delle strisce a LED che illuminavano appunto quello che c'era in quel ripiano. Tra l'altro non avevo ancora una connessione a internet via cavo, quindi non avevo né fibra né niente. Utilizzavo la saponetta della Vodafone che aveva un numero limitato di gigabyte per navigare in internet, magari guardare qualche film e anche caricare i primi video del canale. Dopodiché ho cambiato monitor.
appunto siamo alla sesta foto di questo tour che spiega appunto tutta la storia videoludica della mia postazione. Ho comprato un Samsung da 24 pollici. Finalmente potevo giocare a 1920x1080 in Full HD ed era bellissimo. E il secondo monitor, cioè il monitor precedente, l'ho messo accanto perché mi piaceva l'idea di avere un secondo monitor. Per il motivo di lavorare con la grafica avevo bisogno di un monitor che mi accompagnasse nelle cose che facevo. Qui ho cambiato la tastiera, ho dato indietro quella della Trust perché era ancora in garanzia e l'ho data via perché non funzionava più. E aggiungendo i soldi ho preso questa qua della Corsair. Qui un'altra inquadratura, diciamo, molto soft della postazione. Dopodiché ho deciso di mettere lo schermo in 4 terzi sopra perché, appunto, per un pochettino scopiazzare caricamente, che aveva il secondo monitor sopra, solo che lui aveva un 55 pollici, io invece avevo un 4 terzi della Samsung, molto, molto, molto schifosa questa, comunque, questa postazione, però mi ha accompagnato anche questa per qualche mese, fino a quando non ho disegnato al computer questa scrivania, perché mi ero prefissato l'idea di creare una scrivania che racchiudesse tutto quello che avevo a disposizione, quindi le console, il rialzo per i monitor, magari la possibilità di mettere i giochi sopra la scrivania, perché mi piaceva l'idea di avere tutte cose in un unico posto. Perciò, ho comprato il legno e ho creato questa qui, una scrivania molto spaziosa, molto grande, e mi ha accompagnato questa scrivania per 3 anni, 3-4 anni, e mi è piaciuta tantissimo l'impostazione che gli ho dato. Infatti avevo eliminato il secondo monitor perché ormai non mi interessava più. Avevo preso il portatile, quindi non mi interessava tantissimo avere un secondo monitor, e quindi, come potete vedere, c'era il monitor nella parte superiore a filo degli occhi, in modo che avessi sempre il monitor davanti. Avevo preso queste casse che mi aveva dato mio padre, che erano gigantesche. Facevano un sacco di casino, e in più avevo queste casse della Logitech collegate col subwoofer, che sono ancora quelle che utilizzo oggi perché onestamente Logitech mi soddisfa molto come qualità del suono. E qui ho ricambiato casa perché quella che avete visto era un'altra casa ancora, e ho deciso di lavorare seriamente al mio primo vero e proprio studio. Quindi, siccome la casa in cui abitavo, ovvero questa casa, aveva un salone molto spazioso, abbiamo ricavato con mio padre una parete di cartongesso e abbiamo ricavato una stanza. Allora, questa è la scrivania nel 2018-2019. La scrivania andava più che bene, c'era anche un discreto cable management. Qui, appunto, potete vedere, c'è una ciabatta con degli alimentatori e delle varie cose. E questa postazione mi ha accompagnato per un annetto, fino a quando poi ho deciso di prendere la scrivania e spostarla nell'altra parete, ovvero quella di cartongesso. Dopodiché ho preso una nuova scrivania, o meglio, c'è un video dedicato anche a questo, sempre ve lo lascio qui nella scheda. La mia vicina di casa dell'epoca, di quella casa, mi ha regalato questo top di legno, che è quello che ancora utilizzo per la scrivania, e praticamente ha cambiato tutta l'estetica della postazione. Infatti, dopo che ho cambiato il top della scrivania, ho comprato il microfono con l'asta e ho migliorato un pochettino la connessione della postazione mettendo il router direttamente sopra la scrivania. Anche adesso è così perché, avendo un secondo router a casa e accanto al computer, mi permette comunque di navigare molto più velocemente e non avere problemi col segnale. Anche i dispositivi collegati al wifi hanno un buon campo, quindi. Dopodiché è arrivato il nuovo computer. Infatti qui potete vedere la scheda video che sto usando adesso, che è la 950. Un amico mio mi ha venduto il processore e la scheda madre, e io ho comprato sostanzialmente, la scheda video, le memorie RAM, il dissipatore e l'hard disk. In questa particolare foto, scusate se rido un pochettino perché fa troppo ridere questa cosa, in questa particolare foto avevo ordinato i pezzi su Amazon e lo stesso giorno sarebbe dovuto arrivare pure il case, solo che non è arrivato. Perciò, siccome avevo troppa fretta come un bambino di provare il nuovo computer, l'ho montato sopra la scatola della scheda madre, cioè una cosa proprio che non si fa. Dopodiché è arrivata il case, e questa qui è diventata la mia attuale build in questo momento. L'unica cosa che cambia è il dissipatore, perché questo qui della Cooler Master si è costata la pompa, e quindi ne ho comprato uno di MSI. Quello invece che non sapete, e che vi mostrerò più avanti in un video dedicato alla postazione, allo studio del 2022-2023, anche perché ormai l'anno sta per finire, è che ho cambiato un po' di cose.
Infatti quello che vedete qui è l'altro studio, avete un'immagine qui di fronte di qualcosa che magari voi non conoscete se non mi seguite su Instagram, ma non voglio spoilerarvi nulla magari parlandovene in questo video, ma volevo realizzare un video dedicato a quello che è diventata adesso la mia postazione, il mio ufficio, il mio studio, tutto quello che volete. Quindi niente signori, spero che questo nuovissimo video vi sia piaciuto e spero che vi abbia fatto piacere conoscere l'evoluzione dello studio. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di quello che avete visto, se c'è qualche postazione che vi ha fatto veramente schifo o magari se c'è qualche build che vi è piaciuto un pochettino di più rispetto a quella attuale. Vi lascio tutti i link qui sotto per seguirmi su Instagram. Ho dovuto fare tra l'altro un nuovo profilo Instagram, quindi chi mi segue su Instagram nel vecchio profilo per favore mi vada a seguire anche in quello nuovo. In quello precedente sono stato shadow bannato senza motivo, senza che avessi fatto nulla. Ci vediamo al prossimo video e ciao.